Benvenuti a Il Punto, la prima trasmissione del 2024, la puntata numero 401. Oggi con due capigruppo in regione, in assemblea legislativa. Simona Meloni per il Partito Democratico. Buongiorno a tutti, grazie. E Stefano Pastorelli per la Lega. Un caro saluto a tutti. Allora, due capigruppo, come sapete, il contenuto al canovaccio della trasmissione è sempre lo stesso: politica, attualità e temi inerenti all'attività dell'Assemblea. Stando sul generale, comincio da Simona Meloni perché oggi si dice nei giornali, nei titoli di oggi, che il Partito Democratico è commissariato, io volevo. Un eh, parere proprio dal capogruppo dell'assemblea legislativa che cosa significa, che cosa sta cambiando e anche in ottica elezioni, questa è un'annata di elezioni comunali, europee, regionali, quindi qual è la strategia del Partito Democratico che, tra l'altro, è in riunione mentre noi stiamo parlando con gli altri alleati della sinistra. Ma eh, la domanda, diciamo che andava indirizzata al segretario del partito, ma diciamo che. Eh, Commissariamento non fa un buon, una buona rima con diciamo, robustezza verso le elezioni, ma eh, diciamo che eh, quello che sta accadendo in questi, in questi giorni, in queste ore, e che eh, leggiamo anche dai giornali è sicuramente una riorganizzazione temporale eh, per appunto diciamo, strutturarsi e andare. Al, alle amministrative perché come ha ricordato gli appuntamenti che ci aspettano sono molto importanti, in questo anno abbiamo le amministrative nella maggior parte dei comuni, 62 comuni dell'Umbria, abbiamo le europee in concomitanza con le amministrative e poi le regionali a fine, intorno alla fine dell'anno, poi vedremo la data. In questo momento credo che quello di cui ha bisogno il Partito Democratico è quello di riorganizzarsi al meglio per Diciamo, portare la nostra proposta elettorale anche di cambiamento eh, per, per l'Umbria e per gli Umbri. I temi su cui di cui parlare sono veramente tanti, ci sono alcune criticità da superare, io credo che la proposta del Partito Democratico e tu di tutte le forze del centro-sinistra vada strutturata, vada robustita, vada supportata e vada sostenuta. E in questo momento quello di cui c'è bisogno sono parole che nel tempo abbiamo pronunciato tante volte e che possono sembrare quasi retorica, ma è veramente senso di unità senso di appartenenza ma soprattutto eh, diciamo, darsi un orizzonte e, e per questo bisogna lavorare ovviamente eh, davvero tutti insieme. Eh, non ho partecipato alle decisioni chiaramente eh, della segreteria né alle riunioni eh, e, e spero veramente che eh, in questi giorni eh, si possa davvero aprire un confronto eh, leale e soprattutto un confronto che possa portare eh, diciamo, il gruppo dirigente a condividere il percorso che ci separa dalle elezioni. E credo che questo si possa fare in tanti modi, ma sicuramente l'unico è quello della collegialità. Pastorelli, la Lega eh, sta per terminare qui in Regione il primo mandato, tra l'altro storico, la prima volta che la maggioranza è di centrodestra. Eh, passati più di quattro anni, in quattro anni le cose possono cambiare, quindi anche le valutazioni in vista della prossima elezione, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, come si prepara il partito? Leggo dai sondaggi, ma i sondaggi non sono la verità assoluta, che la Lega sarebbe in calo, Pastorelli. Sì, beh, eh, ovviamente c'è un'evoluzione un che è sotto gli occhi di tutti. Noi abbiamo affrontato questa legislatura con estrema.. Responsabilità, ovviamente, eh, abbiamo anche sofferto qualche difficoltà. Eh, non voglio ritornare sul tema dei due anni della pandemia, qui la conosciamo tutti, è un tema che eh, è un problema che ha coinvolto tutte e tutte le regioni eh, italiane, ma evidentemente anche la nostra classe politica aveva e ha bisogno e ha avuto bisogno di fare anche una, un po' di rodaggio, un po' di esperienza. Quindi, eh, ma non è mai mancato quello che penso, l'ascolto da parte del gruppo consigliare della Lega, eh, non è mai mancato il supporto alle, ai varie, alle varie problematiche che sono emerse in questi anni, eh, tant'è che noi siamo stati anche da pungolo come gruppo consigliare della Lega su tanti temi, riguardo uno su tutti l'istituzione dell'elisoccorso, piuttosto che l'implementazione della comunicazione turistica perché l'Umbria aveva bisogno di eh, non di essere conosciuta, perché comunque no, eh, le tante città dell'Umbria sono conosciute in tutta Europa ma direi anche in tutto il mondo. Ma aveva bisogno di un'adeguata comunicazione, aveva bisogno di una infrastruttura importante che sta, come è stata quella dall'aeroporto. Ricordo a tutti che questa giunta regionale. Eh, ha investito sull'aeroporto con legge, quindi non con stanziamenti fatti una tantum. Ma abbiamo creduto, e i risultati ci stanno dando ragione, in questo progetto che era ovviamente dare una risposta a al, in, un'infrastruttura importante che consentiva alla massima velocità, quindi ai turisti di poter raggiungere l'Umbria, viste le grosse difficoltà che abbiamo trovato di un'infrastruttura viaria oramai eh, obsoleta. Anche lì ci stiamo i lavori li avete visti tutti eh, sulla superstrade quant'altro mettendo mano con interventi eh, capillari partirà adesso l'8 febbraio ci sarà l'inaugurazione anche dei lavori dell'ex FCU, quindi sono tutte cose che noi abbiamo non promesso e disatteso, ma che stiamo mettendo a terra. Poi eh, è evidente che l'elettorato, come diceva lei, è in una fase molto, molto fluida dove magari a destra si sposta da una parte all'altra, ma noi con questo lavoro cercheremo di riconquistare chi ci diede fiducia nel 2019 e sono convinto che piano piano riusciremo a ritornare e a riportare la fiducia degli elettori, dei cittadini nei confronti del nostro partito passo a un'altra domanda che è diventata di stretta attualità e eh, riguarda il mondo della sanità in Umbria perché mh, in vista una convenzione regione università di cui si parla da anni eh, sono stati fatti dei bilanci, naturalmente non tutto è rosseo per quanto riguarda questo difficilissimo campo di impegno anche amministrativo e allora parto con Simona Meloni del Partito Democratico. Voglio far rilevare soltanto che spesso la dialettica politica ci, eh, vede due contrapposizioni, ovvero per il Partito Democratico eh, va tutto male, per la Lega va tutto bene, ma ho generalizzato troppo la questione. Volevo sapere i vostri due punti di vista. Ma eh, tutto bene e tutto male è sempre, diciamo, secondo me funziona sempre davvero molto poco perché si rischia di perdere anche la credibilità. Eh, è anche vero che però eh, la maggiore criticità di questa Giunta regionale di questi anni si esprime eh, a nostro parere es essenzialmente sul tema della sanità. Ma non lo dice il Partito Democratico, eh, il Diciamo, le criticità nella sanità in tutti i territori dell'Umbria sono evidenti, ma sono palpabili da quello che si respira andando in un ospedale, da quello che si respira andando in un distretto, lo svuotamento dei servizi della medicina territoriale, alcune scelte fatte. Prima il, il, il capogruppo Pastorelli ricordava l'elisoccorso. Insomma, noi penso che avevamo una convenzione con la regione Marche che funzionava e andava molto bene, perché noi sappiamo bene anche il campo che restringe gli interventi per fortuna di un risoccorso. Oggi ci ritroviamo con una spesa veramente esagerata, esagerata ed esorbitante, che è vero che va a coprire alcuni territori, ma ancora non siamo partiti, non c'è nemmeno l'infrastruttura. Non, non è notizia di questi giorni e, e voglio dire sappiamo bene come è andato il concorso e questo ci desta molto preoccupazione. Non vorrei che fosse un ospedale da Campo 2, che a fronte di un investimento importante poi non c'è stato. Nessun tipo di risposta verso i cittadini e l'ospedale è rimasto completamente vuoto. Si parla di investimenti importanti, si parla di utilizzo di risorse eh, post-Covid e durante il Covid che potevano, secondo me e secondo noi essere utilizzate meglio per l'assunzione di medici. È vero che c'è una profonda crisi di mh, diciamo, personale, quindi. In tutta Italia il tema della sanità è un tema nazionale, ma diciamo che l'Umbria, regione in cui la mobilità passiva è praticamente aumentata a dismisura in questi anni, fino al 2019, dal 2011 al 2019 siamo stati un modello per la sanità italiana, anche in termini di attrattività, quindi presenza di professionisti nella nostra regione che attiravano pazienti da fuori regione. Oggi sostanzialmente il Covid è vero, ha creato delle criticità di vulnus ovunque, ma il Covid c'è stato in tutte le regioni. Diciamo che l'Umbria ha risposto meno bene rispetto a quelle che erano le risorse che sono destinate a tutte le regioni e anche in termini di presenza nel territorio. La pandemia ci ha insegnato, e l'ho detto più volte, una cosa molto importante, che il cittadino, soprattutto in una regione che tende ad invecchiare sempre di più, ricordo che l'Umbria nella terza regione italiana, per presenza di anziani. Questo va tenuto conto quando si riorganizza la sanità. Quindi i presidi territoriali diventano quanto più importanti. E se è vero che dobbiamo deospitalizzare, quindi... Mantenere le persone in ospedale soltanto nel, nell'emergenza-urgenza e nella cuzia, è altrettanto vero che ci deve essere una medicina territoriale pronta ad raccogliere le persone, curarle, perché la presa in carico del paziente deve essere dalla nascita alla morte e deve essere a 360, gradi, garantendo servizi di qualità e anche di quantità nei territori. Pastorelli. Ci aggiungo un'altra considerazione. Il numero degli infermieri in fuga verso l'estero è incredibile. Guadagnano, ho letto, anche mille euro in più al mese. Come si arginano queste falle? Si arginano mettendo in campo politiche, ma non di respiro regionale, ovviamente, ma di respiro nazionale, che possano dare delle risposte. Quindi, e noi soffriamo del fatto, lo ha detto lei dei stipendi diciamo bassi per, per i medici, per gli infermieri, quindi una delle misure sarebbe semplicemente alzare no, il tetto degli stipendi per rendere ancora più attrattivo. Ecco, ritornando sul tema della sanità, ho sentito la collega Meloni che in qualche modo ci riprendeva sul, sull'elisoccorso, ma è una scelta che noi vogliamo rivendicare a tutto tondo, perché se prima avevamo l'elisoccorso in convenzione con le Marche, eh, però molte volte, dovete sapere, gli umbri devono sapere, che eh, magari per condizioni meteo avverse l'elisoccorso non poteva venire qua da noi, perché ha il problema eh, quindi, no, delle montagne, con le... e c'è un problema. Quindi noi, avendo base quindi, a Foligno, l'aeroporto di Foligno una zona diciamo, baricentrica dell'Umbria, ci permetterà e permetterà eh, di essere tempestivi sulle tempodipendenze. Ecco, e quindi per noi la vita di un cittadino umbro non, non vale tante quantificazioni di eh, no, quanto spendiamo. Che, no. È bene averlo, è bene dare risposte e, dà, e darà risposte di immediatezza anche a quei eh, presidi che sono un pochino... Eh, più lontani, più difficoltosi da raggiungere, penso alla Valnerina, no? penso eh, a quei luoghi dove magari eh, le patologie tempo dipendenti, eh, magari con un'autoambulanza un eh, è molto difficile raggiungerli diciamo, in breve tempo. Ecco, quindi noi vogliamo rivendicare questo, problema sanità, eh, lo ricordo a tutti gli Umbri, oggigiorno viva Dio abbiamo tutti il telefonino, tutti possono... Documentarsi, io invito ad andare a vedere i problemi delle altre regioni ecco, e scoprirete che i problemi sono molto, molto più rispetto a quelli che ha l'Umbria, sui quali noi stiamo eh, mettendo mano alla sanità del territorio, l'implementazione, gli ospedali. 17 ospedali in Umbria eh, sono tanti, ce li abbiamo trovati, li vogliamo mantenere, ma evidentemente devono avere una specializzazione, non possono fare tutto. E poco e niente, quindi specializzarsi in modo che gli umbri possano andare a curarsi bene, ma non necessariamente sotto casa, ma nel migliore dei modi bene. Quindi eh, la risposta sanitaria deve essere eccellente, questo è quello che vogliamo. Pastorelli, il tema della sicurezza molto caro alla Lega, ritorno all'attualità perché il procuratore Sergio Sottani, inaugurando l'anno giudiziario, ha dato dei numeri che sono abbastanza allarmanti, i reati sono in crescita, in particolare quelli più odiosi per la popolazione, cioè i furti nelle abitazioni, eh, non è l'unico problema questo, si parla anche, si è parlato sempre, si fa il punto sulle eventuali infiltrazioni mafiose che non sono così conclamate, così evidenti, però anche quella è una linea su cui tenere l'attenzione, qual è il suo commento su questo argomento specifico, sicurezza? Ma eh, in Umbria evidentemente, poi lo ha detto come diceva lei il procuratore Sottani: eh, c'è un problema sicurezza che sta eh, esplodendo e sta crescendo. Sulla quale noi, anche come politica, dobbiamo essere attenti e molto vicini a dare risposte ai territori, perché se pensiamo ai 30 furti che vengono fatti ogni giorno, quindi. Eh, più di uno, uno all'ora, eh, uno di questi, uno su cinque, vengono fatti in abitazioni. Vengono usate delle tecnologie. Eh, anche, no? come dire, al momento con i droni no? spiano le persone, che, quindi evidentemente c'è una professionalizzazione anche del, del, del furto. Oggigiorno diventa eh, un, un una merce sui quali poi investono molto e, e diciamo. So. Noi dobbiamo eh, quindi dare risposte a questo, dobbiamo essere molto severi, quindi la politica deve dare risposte, deve mettere in campo le leggi. Quindi penso a livello nazionale che diano la certezza della pena, perché la certezza della pena è l'unico deterrente che può esserci. Penso ad altri paesi. E faccio un esempio banale proprio per far capire, in alcuni paesi, in eh, Inghilterra, Scozia, se andate a vedere, parlo di calcio, nei stadi no, non ci sono le recinzioni. Dici, perché non ci sono? Eppure gli hooligans vanno, no? eh, Spesso sono stati fautori di danni fuori dalle loro mura, perché lì ci sono leggi certe, ovvero se metti in piedi in campo ti fai tre mesi di galera senza se senza, ma ecco, quindi la certezza della pena... È un deterrente sul quale io spero e sicuramente questo governo di centrodestra sta lavorando. Tra l'altro sì, mi pare di aver visto proprio nelle ultime giornate di campionato in Gran Bretagna resti in campo per un prontissimo intervento. Simona Meloni, anche nel, nel programma del Partito Democratico, lo avete lanciato nella conferenza di fine anno, quella un po' riassuntiva sulle tematiche, questa era una parola chiave, cioè uno dei temi in grande evidenza e lo è naturalmente anche per chi ci ascolta la sicurezza delle persone. La sicurezza è una priorità, è un diritto che tutti i cittadini devono, devono avere, sentirsi sicuri nella propria casa e nella propria città. Beh, diciamo che l'analisi che, che è stata fatta, insomma, 30 furti al giorno, aumento dello spaccio e aumento della criminalità organizzata, non è un grande successo. Quando appunto dico che ci deve essere differenza tra la propaganda e la politica, mi riferisco anche a questo. Fortuna che anche su questo la destra in particolare ha speso tanti anni della sua campagna elettorale. Io ricordo che in passato. Eh, anche questa giunta regionale ha pagato in alcuni casi, in alcuni anni anche gli affitti dei presidi della polizia pur di avere una presenza nelle zone più critiche della città e dei territori perché è evidente che serve un coordinamento e che servono risorse. È evidente che stiamo parlando di temi sanità, sicurezza che riguardano diciamo, lo Stato, la nazione, ma il governo centrale può e deve fare, tra l'altro ricordiamo che ad oggi è passato un anno e mezzo e al governo non ci siamo più noi, ma anche le regioni che hanno una autonomia, e, 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 quello della sanità uno di questi, quello della sicurezza un po' meno, ma diciamo che nessuno si deve deresponsabilizzare rispetto a questi temi. Oggi credo che mi sembra che questo tema non appassioni più eh, diciamo anche a livello nazionale e però i sindaci spesso e le forze dell'ordine si trovano sole e quindi fanno quello che possono quando le istituzioni e la politica è assente. C'è molto da lavorare anche su questo campo evidentemente molto, perché questa sarà molto, sicuramente l'aspettativa degli molto. elettori. A proposito di proteste della gente, un altro argomento di attualità, i minuti corrono però ne volevo parlare brevemente gli agricoltori di tutta Europa sono per strada con i trattori, anche io ieri li ho incontrati a Orte e tra l'altro vorrei anche lodare la compostezza degli uni e elogiare anche le forze di pubblica sicurezza che erano al lavoro perché il traffico ha subito rallentamenti in mattinata perché arrivano decine di trattori, poi però tutto si è svolto in una maniera molto civile. Che cosa chiedono? Io ho sentito dire che il latte al di sotto delle. Delle spese che sostengono, le spese per spostarsi il carburante e il gasolio sono agricolo, quindi le accise, sta diventando insostenibile. Ora io dico: se si fermano questi, noi non mangiamo più Simona Meloni perché è tutto collegato, no? Direi proprio di sì. Anche qui, oltre alla propaganda, magari eh, azioni concrete. Eh, credo che questo sia un settore oltre che bellissimo e oltre che eh, se penso alla nostra Umbria, Umbria Cuore d'Italia, Cuore Verde d'Italia, eh, ma al lavoro che svolgono faticosamente eh, gli allevatori, gli agricoltori, quindi il settore agricolo della zootecnia che è in profonda crisi ormai da molto tempo, da troppo tempo. La protesta riguarda tutta l'Europa, come ha ricordato, e ci sono eh, ovviamente inseriti anche alcuni in Umbria perché è giusto che sia così. Ricordiamo che il vero tema, il cuore della protesta è che il prezzo del latte pagato agli allevatori va giù, però il prezzo che i consumatori pagano allo scasfale va su. È aumentato il prezzo del latte fresco, è aumentato il prezzo del latte intero di alta qualità, parliamo del 6%, 9,5% e anche il latte a lunga conservazione addirittura sta aumentando. Come sempre difendiamo il prodotto Made in Italy, come sempre facciamo eh, diciamo spero non finta di fare delle battaglie per il mantenimento e per la diciamo il supporto dei prodotti dei nostri territori, dei prodotti a chilometri zero, ci sono molti anche fattorie didattiche, molti allevatori, molti agricoltori, molte ristoratrici e ristoratori che hanno fatto di questo anche un simbolo no? della, della ristorazione Umbra, però è anche giusto che in questo momento ci sia un impegno serio. Io le cose che ho considerato che sono le difficoltà eh, legate anche all'aumento delle materie prime, del prezzo del carburante, il post-pandemia, legato anche alla guerra. Tutto questo non va sottovalutato, ma bisogna prendere delle misure affinché agricoltura e zootecnia siano al centro del dibattito politico e del sostegno. Perché se si fermano loro si ferma gran parte del nostro Paese e anche della qualità delle materie e dei prodotti dei nostri territori. E credo che su questo dovremmo dare delle garanzie maggiori. Avevo presentato un anno e mezzo fa circa, se non ricordo male, proprio un paio di atti su questo dove richiamavo anche l'assessorato a dare delle risposte sia in Umbria ma a farsi portavoce anche nella conferenza Stato-Regioni e la risposta dell'assessore era stata diciamo, una risposta di... Eh, di impegno concreto, adesso magari ci torneremo anche nei prossimi giorni proprio per capire a che punto diciamo sono le questioni in Umbria e anche sul livello nazionale e nell'impegno dell'Umbria sul livello nazionale, perché il prezzo del latte e tutto quello che in questi giorni sta esplodendo nei giornali e nelle proteste era stato già da noi più volte sollecitato anche in assemblea legislativa, con un impegno concreto che avevamo chiesto all'assessore Pastorelli, eh, la nostra agenzia di stampa tra l'altro ha diffuso una fotografia in cui lei era ad un incontro con gli agricoltori, se non sbaglio, a Bastia Umbra, cioè si sono riuniti anche proprio nel nostro eh, territorio. So che li riceverete anche in Commissione Agricoltura, cioè c'è un'interlocuzione, è materia di, di, di Ministero questo, di governo, però eh, che cosa farete? Beh, innanzitutto per quanto mi riguarda l'ascolto è alla base. E quando ci sono queste manifestazioni fatte dagli agricoltori, che sono il, il, vero nos il nostro vero tesoro, perché lo abbiamo visto anche in periodo di pandemia, quando mancavano le farine, queste cose qua, e quindi ci siamo resi conto che siamo poco autonomi da questo punto di vista e non sicuramente per colpa nostra. Quindi l'ascolto, sono stato mh, tre volte lì al presidio, l'hanno fatto a Bastia Umbra, in 24 ore, quindi l'ascolto la Regione c'è stato, perché in 24 ore ho fatto incontrare una loro delegazione con la Presidente Tesei e poi ho portato l'assessore Morroni proprio in loco lì per uh, interloquire, non, non dico tranquillizzarli perché in qualche modo eh, però per far capire quali sono gli intendimenti di questa giunta regionale. È in eh, programma l'ascolto in Commissione Agricoltura eh, nei prossimi giorni e ecco, la Regione che cosa può fare? Può fare purtroppo poco, però quel poco che può fare... Dico che lo ha già messo in campo negli anni precedenti, perché è evidente che si va verso un mondo diverso. No? Anche il mondo dell'agricoltura diventerà un mondo diverso e quindi dobbiamo responsabilmente mettere in campo delle misure che accompagnano gli agricoltori verso questo mondo nuovo. Allo stesso tempo, nell'immediato c'è un problema. Ovvero tante aziende, tante aziende umbre, ma italiane, ma. Qui parliamo di Umbria e sono a rischio di chiusura, ma non dopodomani, eh, oggi. E quindi dobbiamo eh, intervenire. Noi dobbiamo ecco, quindi farci portavoce presso il governo nazionale che eh, sia eh, come dire, da interfaccia con, con l'Europa. Ecco, e qui apriamo un mondo perché le politiche europee sono il vero dramma. Eh, io non mi nascondo dietro un dito, dico tranquillamente che qui c'è un attacco non solo agli agricoltori italiani ma all'Italia, questo è un attacco bello e buono perché quando si mettono in campo politiche scellerate, quali, e non parlo della farina di grilli perché anche lì, eh, no, che se qualcuno ha in mente di farci mangiare farina di grilli, carne sintetica magari fatta con la stampante, eh, poi fra qualche anno, 2025 se non sbaglio, 26, verranno ridotte le accise sui carburanti agli eh, agricoltori. Quindi che cosa vogliamo fare? Vogliamo far fare il trattore elettrico? Ma quello ce l'aveva mio figlio quando era piccolino. Quindi tutte queste politiche che non ci rappresentano devono essere cambiate in Europa. Quindi tutti insieme dovremmo farlo nell'interesse dei nostri agricoltori, ripeto, che sono il nostro vero tesoro. Se non capiamo questo, ma lo dovevamo capire già, già da tempo. E invito tutti, e grazie a Dio lo, lo ricordo, tutti possiamo oggi giorno documentarci con estrema facilità. Qual è la lega su questo fatto delle battaglie anche all'Unione Europea? Per, per, in difesa non solo del Made in Italy, che è importantissimo, come diceva la collega Meloni, ma io direi in difesa delle attività agricole, dei nostri agricoltori, del nostro territorio, della nostra nazione. Sostegno all'agricoltura anche perché anche molti giovani si sono avvicinati all'agricoltura con le difficoltà di inserirsi nel mondo del lavoro. Questo è un campo fantastico per restare sul territorio, per rendersi utili giovani, alla comunità. Ho visto tanti giovani. Purtroppo mi rimangono 60 secondi ciascuno, allora vi chiedo così, senza pensarci per titoli, Simona Meloni dal 2024, che cosa, quali sono le priorità, cosa si aspetta? Ma, eh, questo è un anno dove spero. Che, insomma, visto le, 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 le grandi sfide che ci aspettano dal punto di vista elettorale, che però non si faccia soltanto la propaganda ma che si metta al centro io per l'Umbria, noi abbiamo già detto eh, in, in conferenza stampa quelle che sono le nostre priorità, eh, che sono appunto la sanità, che sono lo sviluppo economico di questa regione, che sono il riportare l'Umbria come protagonista nella discussione dell'Italia mediana e io penso che sostenibilità e innovazione siano le due parole chiave, sostenibilità che è economica, sociale e ambientale e innovazione che vada diciamo ad inserirsi nello sviluppo economico della nostra regione e anche nel, nei nuovi posti di lavoro. I giovani scappano dalla nostra regione, spesso sono giovani formati nelle nostre università e eh, credo che abbiamo l'obbligo morale di dare un futuro ad una regione che sta scivolando verso gli 800.000 abitanti, il, la cui denatalità ormai è tra le prime posizioni in Italia, con un invecchiamento che vorrei fosse un pochino più attivo, quindi con politiche rivolte anche a quella fascia, quella gran parte della fascia di popolazione che ha necessità, che ha bisogno, che ha diritto di essere eh, curata bene nel, nel, nel proprio territorio e che però possa anche nella matura età sviluppare diciamo, eh, attività che siano anche inserite nel livello sociale, dallo sport al, all'associazionismo, al volontariato e anche al, al sostegno in questa integrazione generazionale tra eh, bambini, giovani e anziani, che credo sia davvero un grosso valore aggiunto per la nostra regione. Pastorelli, sempre per titoli, nel 2024 le priorità? Il 2024 è continuare con il lavoro che abbiamo intrapreso in questi quattro anni, dove molte cose hanno dato dei frutti che sono visibili sotto gli occhi di tutti. No? Penso eh, non voglio ripetermi ma l'aeroporto il turismo e quante altre cose però eh, poi io sento l'opposizione sempre questo tema della sanità, sì, stiamo lavorando anche sulla sanità e vogliamo, eh, va bene, vogliamo dare risposte concrete ma ricordo a tutti che noi abbiamo capogruppo trovato questa sanità commissariata quando siamo entrati quindi il vizietto del PD di avere i commissariamenti evidente, eh, no, no, no l'invito li a fare un esercizio e quindi voi avete il vizietto del commissariamento. Ecco, quindi noi cerchiamo e vogliamo dare risposte, siamo sicuri che daremo risposte concrete agli umbri, per questo ci mettiamo la faccia tutti i giorni. Abbiamo chiuso con la stessa parola con cui abbiamo iniziato, Simone Veloni: commissariamento, ma era la battuta del consigliere Passorelli. Grazie per averci seguito in questa puntata. Il punto. Alla prossima.